Erasmo Mulè, difensore centrale del Trapani, 19 anni al Camese, un sogno che si è realizzato, perché fin da piccolino tu speravi di arrivare tra i professionisti. Sì, come il mio, penso anche il sogno di tutti i ragazzini che iniziano a giocare a pallone. Avere la fortuna di giocare nel Trapani per me è qualcosa veramente meraviglioso. Spero di continuare il più possibile durante la mia carriera e di raggiungere livelli più alti, speriamo un giorno. Sei arrivato in prima squadra per tutta una serie di coincidenze, stavi facendo bene nella tua squadra che è Berretti mi pare, e poi l'estate particolare, tutti i giovani in prima squadra però ti hanno visto, hanno creduto in te. Chi è stato che ti ha buttato in prima squadra? Ma diciamo il nostro mister Stefano Fericano, che ci ha allenato lo scorso anno, inizialmente ha iniziato la stagione in prima squadra in assenza di un allenatore. Quindi diciamo ci conosceva per me tutti. Subito, diciamo, inizio stagione abbiamo avuto la partita di Coppa Italia e quindi quando è arrivato il mister un po' diciamo gli ha consigliato qualcosina. Il mister italiano poi mi ha fatto giocare e ho cercato di dare tutto me stesso e alla fine è andata tutto bene. Ti senti già titolare o sai che insomma sei soltanto all'inizio e non si può sbagliare? Sono all'inizio e so che non si può sbagliare, anche perché ci sono ragazzi grandi, quindi il posto bisogna conquistarselo lavorando duro giorno dopo giorno. Chi comincia a fare calcio come te? Forse non si immagina i sacrifici che si fanno. Tu Trapani, Palermo, hai girato pure mezza Italia. Cosa ricordi anche dei tuoi primi inizi nel mondo del calcio? Quando viaggiavo a Palermo, diciamo che per un ragazzino di 14 anni è dura, diciamo, l'adolescenza è diversa rispetto ad altri ragazzi. Per esempio vai a scuola la mattina, torni, mangi in macchina, quindi sei sempre autostrada, campo, quindi a casa non ci sei mai, gli amici non li vedi mai, quindi diciamo che è una vita differente rispetto ad altri ragazzi, però è stata la mia scelta fin da piccolo e sono contentissimo di rifare altre mille volte questa scelta. Io so che il tuo primo allenatore è stato uno dei più grandi calciatori alcamesi, forse della Sicilia, Vaccaro, nell'Alcamo 2005. Sì, è stato lui il primo allenatore, lo ringrazio anche per quelle annate che abbiamo vissuto insieme. Cosa prometti a te stesso e a questo Trapani che ha punteggio pieno ancora in Serie C? Ma prometto di dare tutto me stesso, impegnarmi al massimo, sperando di arrivare il più alto possibile in classifica e regalare gioie continue ai nostri tifosi.